L'oboe è uno strumento musicale aerofono, a fiato, ad ancia doppia, appartenente alla famiglia dei legni, dal suono particolarmente penetrante. È utilizzato generalmente nella musica da camera, nelle bande, nelle orchestre sinfoniche e anche come solista, più raramente nel jazz. Tra i principali compositori che hanno scritto musica per lo strumento ricordiamo Vivaldi, Albinoni, Bach, Handel, Mozart. L'utilizzo dell'oboe si è oggi diffuso anche nelle colonne sonore, nonché nei brani di musica leggera. Esiste però anche un registro d'organo con lo stesso nome. Questa che vedete è appunto una canna appartenente al registro oboe ed è forse il più conosciuto e apprezzato registro solistico, preferito dai grandi autori romantici per le linee melodiche dei cantabili. Vanta origini molto antiche ed era già presente in organi tedeschi già nel barocco. La sua voce è dolce e leggermente incisiva. Questo registro è spesso presente anche negli strumenti di modeste dimensioni come voce solista. Lo si trova in tutte le scuole organarie, dove assume caratteristiche più o meno marcate. Le tube dei vari tipi di oboe hanno in comune una tuba conica abbastanza stretta che alla sommità può presentare almeno tre diverse terminazioni. Ne ascoltiamo la voce. Non infrequentemente, per imitarne la voce, su organi dei primi decenni del secolo scorso di modesta fattura, si usa accoppiare dei registri che danno il pallido ricordo di un registro ad ancia come l'oboe. Essi sono la viola di 8 piedi, il flauto di 4 e il nazzardo 2 e 2 terzi, dunque una mutazione. Ecco dunque che cosa si intende con il termine oboe combinato.